Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in quello che sarà il primo appuntamento di una nuova rubrica che ho deciso di cominciare qui sul mio canale Orlas Games. Ebbene, questa rubrica a UFO non mi stufo vuol aiutarvi a trovare giochi gratuiti. Quando ci sono delle occasioni, io appaio in vostro aiuto e vi faccio sapere che ci sono delle novità interessanti. Innanzitutto siamo su l'Epic Store dell'Epic Games e andando su negozio abbiamo i giochi gratis da oggi. Io adesso sto registrando che è il 13 febbraio fino al 20 febbraio. Adesso non so quando uscirà questo video, probabilmente uscirà domenica o domenica o lunedì, non lo so. Comunque, fino al 20 febbraio sappiate che c'è Kingdom Come Deliverance e Aztec che sono gratuiti. Se non sapete come si fa a scaricare giochi gratis, a acquistare in generale qui sull'Epic Game Store, ci sono qua io, non vi preoccupate e vi aiuto. Mi raccomando, per questo video voglio tantissimi like, tantissime iscrizioni, tantissime condivisioni. Se a qualcuno interessa uno di questi due giochi, molto più probabilmente Kingdom Come Deliverance è un titolo molto più interessante, molto più famoso di questo Aztec. Comunque, andiamo a vedere subito. Christ, we Allora, have gathered here today ovviamente to welcome a new novice mi into our sta midst. sfondando tutto. Tiriamo un po' Dear giù. brother, forget your former life and Ovviamente, embrace your questo new Kingdom Come vocation Deliverance in the è un community titolo of the che monks of St. Benedict. ha già qualche. The service of Dovrebbe God. avere un paio d'anni, dovrebbe avere, se non erro. Però è un titolo che è stato molto interessante. È And endurance stato of all costellato da discomfort. bug inizialmente. These are the È stato cornerstones veramente. and Addirittura succor of our qui due sul order, server ci hanno fatto which on this una day. sorta di epopea sulle disavventure di Kingdom Come Deliverance. Però è un titolo che Shall per tutti gli become your appassionati own. medievali, tutti gli appassionati di ciò che è, questo non è fantasy, è proprio medievale puro, è sicuramente un titolo che bisogna provare. Se non avete mai giocato, questa è l'occasione migliore perché è veramente uno di quei titoli che ti lascia tanta libertà d'azione e tanta immersività, devo dire. Molto i combattimenti sono difficili, Accept your new soprattutto name all'inizio quando non si hanno and wear armi it with honor. buone. È veramente difficile perché è molto realistico come modo di combattimento. Poi c'è tutta una Welcome, storia brother. che è molto emozionante, molto, insomma, è pesantuccia come storia. E quindi questo è Kingdom Come Deliverance. Fatemi sapere se volete che lo porti, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate di portarlo sul canale e farci la serie, perché non l'ho mai portato, ci ho giocato, ma molto poco, e quindi l'ho giocato ai tempi che era uscito ed era stato un incubo. Onestamente era stato un incubo, mi sembra sulla Play, mi sembra. E quindi niente, adesso andiamo a vedere l'altro titolo. Una piccolissima precisazione prima di andare avanti. Allora, Kingdom Come Deliverance è disponibile in più versioni, quindi voi, io adesso ve lo spiego perché magari potreste trovarvi in difficoltà. Allora, quando voi andate sul gioco, vedete, ci sarà scritto Vedi edizioni, perché non hanno fatto un'unica versione. Infatti c'è la versione base, che è quella gratuita, che costerebbe se no 29,99, 30 euro, ed è gratuita appunto fino al 20. Poi c'è la Kingdom Come Deliverance Royal Edition, che quindi sarà completo, mentre però non è ancora disponibile. Poi ci sarà la collezione completa dei DLC, e quindi questo è a 11,99 euro. È la versione solo DLC, niente gioco, quindi avete bisogno del gioco. Poi invece, scorrendo di sotto, avremo invece i singoli DLC che sono usciti. Quindi praticamente abbiamo fondamentalmente la scelta,
obbligata, perché abbiamo il gioco, quello che ci danno gratuitamente. Se vogliamo ci prendiamo il bundle dei DLC, o se vogliamo, questo è scontato comunque, ed è scade il 21, quindi il giorno dopo. È intelligente come cosa, ci danno tempo fino al 20. Preso il 20, dice vabbè, prendiamoci anche qualche DLC. C'è questa situazione che scade esattamente 24 ore dopo, perché alle 5 alle 5. Quindi abbiamo il bundle grosso, quindi il DLC, il bundle con tutti i DLC, oppure i DLC singoli. Quindi se abbiamo visto magari delle recensioni, delle cose che dicono fanno tutti cagare, è bello solo uno, allora noi possiamo prenderlo. O che ne so io, non ci interessano gli altri, insomma questo è. Possiamo andarcelo a scegliere i DLC. Quindi quello che al momento l'unico gioco che c'è, la versione Royal Edition, arriverà. Quindi questo è, ed è quello gratuito, mi raccomando. Questo è l'altro titolo, non so cosa sia. Ok. Aztec è un gioco unico che unisce il genere di tecnica politica di tutto un mercato nel mondo dell'intero Aztec, e vinto di combattimento ad alto livello tecnico di questo sistema di creare un entrambi. È uscito nel 2017, è stato il 2017. Boh, dai, lo proviamo. Ma sì, tanto... Ah, Kingdom Come Deliverance me lo dovete dire se volete che lo porto. Questo qui tanto sarà un gioco così. Lo proviamo un attimo, perché tanto quello lo conosciamo più o meno. Questo dai, proviamolo. Le mie orecchie. Ferma tutto. Ok, ok, ok. Ci siamo. È solo in inglese? Sì. Bellissimo, meraviglioso. Nuova campagna. Oh, va bene. Facciamo il training. Ve lo skipperò molto, probabilmente, perché c'è, voglio dire, insomma. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto la base, chi se ne frega, dai. Il resto non pa- tanto giochiamo 5 minuti e buono. Poi, per carità, magari è bello, mo stiamo a vedere. Stiamo a vedere, magari... Ma l'audio è sempre comunque altissimo. Cioè... Oh, io lo sento veramente a 1000 l'audio. Facciamo questa missione qua, la prima. Tanto i tasti sono semplici, non è che ci sia niente di che. Devi menare, meni tutti, è buono. Cioè, cos'è un sacrificio? Mamma mia, il sangue che scorre. Vabbè, ma è una cavolata, fondamentalmente. Vabbè, quindi... Prossimo? No, qua? Non lo so dove... Ah, finisci il turno perché diceva che è strategico, ok. Accumuliamo le risorse. Ma è lo stesso di prima! Che palle. Non la voglio rifare la solita cosa. Bravo. Hai fatto solo un favore. Sì. Sono cresciuti gli attributi? Guarda. Ho imparato a schivare. Guarda qua. Quindi, adesso cosa vuoi fare? Devo fare il sacrificio. Sbagliato. Vabbè, pazienza. Vabbè, il gioco, insomma, è quello che è, dai. Prendiamo le tasse? Prendiamo le tasse, dai. Cioè, alcuni giochi che, tipo per esempio, che si trovano, alcuni giochi gratuiti, sono inscimmianti e divertenti. Boh, questo... Vai, facciamo questa.
Questo non lo so mica, cioè. Ma un salto doppio non si può fare. Almeno ce l'ho tutti da un lato. Mi sembra un attimo. Aspetta. Ah no, questo lo potevo sacrificare. Aspetta, com'era? No, non mi ricordo. Ah, aspetta, così. Poi così. Bello. Guarda come mi piglio tutto il sangue. Questo attacca? Bestia. Ah, questo fa esplodere. Aspetta. È finito? Ma basta, ma piantala. Guarda come ti ciuccio il sangue. Quindi, top. Cos'è sta? Non lo so cosa sia successo. Tu sei riempito il sangue, sono diventato un mega gigante coso. Va bene. A posto così. A posto così. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova rubrica A UFO non mi stufo. E se il video vi è piaciuto, ovviamente like, condivisioni, commenti. Se volete suggerirmi qualcosa, darmi indicazioni, cose, insomma quello che volete scrivermi, potete scrivere tranquillamente nei commenti. Fate un salto anche sulla mia pagina Instagram Orlasgram, dove possiamo tenerci in contatto con novità, sondaggi e quant'altro. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, ciao.